Giovanni Di Stefano tocca un altro punto importante di oggi. Che vuol dire università, ricerca, saperi in un contesto che non è solo quello universitario. In realtà il mondo delle sovrintendenze ha molto a che fare con l'università, perché è un mondo dove l'amministrazione, la ricerca e la formazione si fondono e confondono. Giovanni, tra l'altro, che è il direttore del Museo di Camarina, e lui ci racconterà molto nella prospettiva dei beni culturali, di questa nuova possibilità di essere centro del mondo di Ragusa, ha anche svolto attività didattiche, svolge attualmente attività didattica nella nostra università, nostra nel senso dell'Università della Calabria di Cosenza. Grazie. Prego Giovanni. Vorrei essere essenziale, così come sono stati i colleghi che mi hanno preceduto, e dunque avere poi spazio per gli altri interventi, e ovviamente parlo anche alla presenza del mio assessore, allora a maggior ragione mi sento contingentato. Intanto grazie a Giorgio Massari, grazie a Francesco Raniolo per questo momento che ci avete costruito, che ci avete regalato. Grazie per avermi messo non al primo posto, non sono abituato, dunque va benissimo così. Grazie per avermi mantenuto questa postazione non centrale, ma credo di estrema sinistra. Ma io la maggioranza siete dall'altra parte, dunque credo che la maggioranza faccia opinione, e allora mi trovo al posto giusto. Scusate, vorrei fare alcune osservazioni. Sì, alcune osservazioni preliminari prima di essere nel tema, ma voglio essere essenziale, come i colleghi che mi hanno preceduto, essenziali per farci capire in quello che vogliamo qui esprimere, soprattutto in questa terza sessione, cioè dire la sessione delle nuove proposte, si direbbe al Festival di Sanremo, no? Allora alcune osservazioni preliminari. Per questo convegno su beni culturali, la mia proposta è l'università nel Mezzogiorno. Beni culturali, un progetto universitario per Ragusa. Ma vorrei svolgere e suggerire alcune specificità per continuare ancora a parlare di università. Il titolo recita nel Sud, ma io vorrei premettere che questo luogo, questo spazio, ha un grande valore aggiunto. Io qui credo che tutti noi ci sentiamo al centro. Se il Sud vuol dire centro, io mi sento baricentro. Baricentro rispetto a un mondo che è il mondo del Mediterraneo. Dunque credo che quello che dirò molto brevemente, come ho già premesso, lo dirò alla luce di questo baricentro. Sud di che cosa? Rispetto a che cosa? Centro, o meglio baricentro, rispetto a uno spazio, come diceva Brodel, che è lo spazio del Mediterraneo. Questo è il nuovo ruolo, se vogliamo continuare ancora a parlare di una proposta, di una nuova proposta, dice giusto, di una nuova proposta, dice giusto il professore Burcio, di una nuova proposta di università qui, non a Ragusa, nella Sicilia. Nella Sicilia, baricentro di uno spazio, in questo luogo che ancora di più è baricentro del centro. Alla luce di questo farò alcune considerazioni, e le mie considerazioni sono soprattutto per voler mettere al centro delle nostre riflessioni, delle riflessioni che seguiranno nel dibattito, delle specificità. Altrimenti non vedo perché dovremmo continuare ancora a discutere su offerte formative, didattiche, che
sono a distanza di 100 chilometri. È il caso della straordinaria esperienza della facoltà di mediazione linguistica di Ragusa Ibra. La specificità, l'unicità, perché altrimenti di che cosa parliamo? Parliamo di ciò che ho a 70 chilometri verso Catania, o di che cosa che ho, qualche cosa che ho a 70 chilometri verso Agrigento o Palermo? Ma è inutile. Questo baricentro ha un senso se il senso è nella ricerca e nella sapienza di voler creare delle specificità. Dunque, il bacino di adduzione di un'offerta formativa deve guardare a un bacino di specificità, e il bacino professionale credo che oggi non può limitarsi a quel sud del perimetro sudorientale della Sicilia. Ma chi lo farebbe? Chi investirebbe ancora in quel perimetro? No! La Sicilia è questo spazio nella ricerca del bacino di adduzione, chiamiamolo così, è solo il centro, è solo il baricentro di un grande luogo. Ma altra specificità. Torno a dirlo, il Mediterraneo come tema del bagaglio dell'offerta formativa. Dunque specificità di alto livello e ovviamente, per quello che mi compete, legata al mondo dei beni culturali del Mediterraneo. Perché i beni culturali? Innanzitutto perché i resti materiali, pensate, le produzioni artistiche, i complessi architettonici, le formazioni urbane antiche del Mediterraneo individuano questa civiltà. E perché i beni culturali continuano ad esercitare un fascino forte nella domanda formativa delle giovani generazioni, nella domanda di professionalizzazione delle giovani generazioni, come dimostrano recenti statistiche. È vero, calano le iscrizioni nelle facoltà umanistiche tradizionali, ma assistiamo ad un trend positivo per quanto riguarda i beni culturali. Io lo verifico nella nostra università a Cosenza. E quindi questo vuol dire qualche cosa. Vuol dire che ancora una volta il tema dei beni culturali, nel suo complesso, è un tema fortemente attrattivo, ritenuto fondamentale per i giovani che si affacciano a una ricerca di professionalità di alto livello, di livello universitario. Dunque, ancora una volta, i beni culturali. Dunque, specificità nell'ambito del bacino del Mediterraneo. Penso ad un target formativo a proposito dei beni culturali. Penso a professioni quali archeologi del Mediterraneo, ma poi vuol dire archeologi tout court, storici dell'arte, mediatori dei beni culturali, restauratori, guide per i beni culturali del Mediterraneo. Penso a questi nuovi processi formativi. E vorrei forse anche concludere e avviarmi appunto ad alcune mie considerazioni anche conclusive. Penso ad un'ulteriore specificità che guarda verso un versante di struttura dell'apparato amministrativo e didattico che ormai non può essere del tipo tradizionale. No, penso alle nuove esigenze del lavoro, penso alle nuove esigenze del mercato, penso alle nuove esperienze strutturali, formative, e penso anche alle vecchie esperienze delle università
tra virgolette, tradizionali statali. Forse anche questo è un altro luogo e un altro punto nel quale ricercare specificità, dunque nel quale ricercare modelli di flessibilità, elasticità, eccetera, 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 perché oggi, è stato già detto dal professore Barone, eccetera, oggi non è soltanto il momento formativo, e poi anche sono poi anche i momenti successivi, sono anche i momenti di approccio strutturale alla proposta didattico universitaria. Ecco, penso a tutto questo, e il professore Raniolo ha già anticipato, penso a una straordinaria specificità dello spazio Sicilia, in cui i sedimenti culturali, dei nostri beni culturali, assessore, sono quei grandi cantieri a cielo aperto, che nella formazione universitaria di specificità mediterranea possono e debbono diventare delle aule universitarie, come già stiamo facendo, cogliendo i fermenti dell'Università di Cosenza, che con i propri giovani viene qui a studiare sul campo, nei nostri scavi, così come stiamo facendo sull'altra sponda, sulla sponda sud del Mediterraneo, grazie all'esperienza della missione, della nostra missione archeologica, della nostra università a Cartagine, in Tunisia, dove la prima domanda che mi si pone, che pone il direttore dell'Istituto Nazionale del Patrimonio, è: fate formazione? Io pensavo, fate gli scavi? Ci dite no, fate formazione? Ecco, dunque, tutto questo lo vorrei consegnare alla vostra attenzione, dandovi anche una immediatezza. Probabilmente un master per i beni culturali del Mediterraneo è già nelle nostre, non voglio dire nelle nostre proposte, nelle nostre idee, forse potrebbe essere già nelle nostre immediate vicinanze. Dunque, scusate se sono stato poco breve, ma essenziale, lo volevo essere, spero di esserci riuscito. Grazie.